Desidero anzitutto ricordare le vittime del maltempo che si è abbattuto sul Piemonte e sulla Valle d'Aosta ed esprimere solidarietà ai loro familiari. L'auspicio di veloce ritrovamento di tutte le persone disperse, la vicinanza ai territori colpiti e la preoccupazione per le condizioni difficili che si sono prodotte in quei territori. E non posso tacere la preoccupazione per l'aumento del ritmo del contagio della pandemia e il dolore per le vittime che ancora giorno per giorno dobbiamo registrare. Rivolgo un saluto cordiale ai presenti e a coloro che seguiranno il concerto sulla RAI. Ringrazio il maestro Riccardo Muti, l'orchestra Cherubini e il coro di Santa Cecilia. Celebrare Dante a 700 anni dalla morte significa non soltanto rendere il doveroso omaggio a un grande italiano che ha raggiunto, per giudizio pressoché unanime, le vette più alte delle letterature di tutti i tempi. Significa anche continuare a interrogarsi a fondo sull'impegnativo ed esigente patrimonio consegnatoci da questo straordinario intellettuale, completo sotto ogni profilo, che fece dell'impegno civile, morale e religioso la ragione stessa della sua incomparabile produzione artistica. Ben di rado, infatti, nella storia della letteratura si riscontrano nella stessa personalità gli ideali più alti di umanità e la coincidenza di una vicenda personale dolorosa e travagliata, totalmente coerente. Vita e letteratura, ideale e reale, parole e pensiero si incrociano e si fondono in una sintesi di eccezionale grandezza. Dante è figlio del suo tempo, il Medioevo. Forse ne è il figlio migliore. È anche figlio di Firenze, pur se nel clima polemico attraversato si sentirà costretto, certamente a malincuore, a precisare per nascita, non per costumi. È infine figlio di quell'Italia, nave senza nocchiere in gran tempesta. Un'Italia che non esisteva se non come espressione geografica, ma che rappresentava il suo sogno esistenziale e il suo orizzonte politico ideale. Nella sua mente eccelsa, nella sua prodigiosa tensione poetica, si fondano e si svelano per intero la storia, il sapere e la sapienza del suo tempo, che fu, come ben sappiamo, tutt'altro che buio e oscuro. Ma Dante va oltre, ne intuisce le crepe e i cedimenti, ne denuncia con implacabile e sofferta lucidità i vizi, i tradimenti, le corruzioni, ne prevede e in qualche modo ne anticipa il tramonto. Dante è l'uomo che ne indica la crisi, colui che riassume e porta a compimento il suo secolo, ma che nel contempo lo supera e lo trascende in una dimensione decisamente universale. La patria, intesa come comunità di persone che avvertono la condivisione di origini, di storia, di lingua, di valori, di destino, è un concetto preesistente alla sua realizzazione in unità politica e statale. Dante è in realtà il grande profeta dell'Italia, un patriota visionario destinato quasi biblicamente a scorgere ma non a calcare la terra vagheggiata e promessa. Il contributo artistico, culturale e linguistico che Dante ha fornito alla formazione dell'Italia è immenso, è inestimabile. Dante è anche l'uomo che ha portato a compimento il passaggio tra latino e volgare, riconoscendo al parlare del popolo, alla lingua naturale, la dignità letteraria e la superiorità comunicativa.
Dante è il poeta, italiano e civile per eccellenza, che a distanza di secoli ha trasmesso alimento e ispirazione vitale anche a quella generazione di poeti, artisti e uomini politici del Risorgimento che hanno costruito l'unità d'Italia, di cui Dante è padre e pilastro essenziale. Dante è ancora l'esule fiero e dolente, il maestro di morale e di coerenza, colui che dei luoghi ospitali che lo avevano accolto con onore, prima Verona, poi Ravenna, che ne conserva il sepolcro, di fronte alla proposta di comprare la revoca del provvedimento di esilio, risponde sdegnato all'anonimo amico fiorentino che il ritorno all'amata Firenze non potrà mai avvenire sotto il segno della resa e dell'ignominia, e scrive con grande forza immaginifica: forse che non vedrò dovunque la luce del sole e degli astri, ponendo così dei limiti etici insormontabili, persino l'insopprimibile legittimo desiderio di tornare a casa. Ma come Dante e la sua poesia trascendono la loro dimensione temporale, allo stesso modo trascendono anche quella geografica. Dante è il più universale dei poeti italiani. Lo manifesta con evidenza lo studio attento e denso di ammirazione che a ogni latitudine e in ogni secolo si è sviluppato nei suoi confronti e nei confronti della commedia. Poeti, letterati, filosofi, critici, storici della letteratura, intellettuali di tutto il mondo, in questi 7 secoli trascorsi dalla sua morte, hanno scandagliato Dante e i suoi versi, amandoli, imitandoli, persino a volte criticandoli, traducendoli, dissezionandoli, alla ricerca, per amore o per ambizione, della cifra della sua inarrivabile grandezza. La potente visione poetica dantesca dell'ultraterreno ha ispirato opere letterarie, figurative, musicali, teatrali, del cinema. Dante non è soltanto una pietra miliare della letteratura mondiale, neanche una pietra di paragone che svela e distingue l'oro autentico da quello falso. E anche, se vogliamo, una pietra di scandalo, lo scandalo del racconto senza veli o infingimenti di una umanità fragile in perenne e faticoso cammino alla ricerca di senso e di felicità. Al netto della complessità delle potenti raffigurazioni allegoriche, della sofisticata costruzione letteraria, la commedia parla all'uomo dell'uomo. È uno specchio di passioni, di cadute, di aspirazioni, di ambizioni, un viaggio senza tempo e senza spazio che attraversa come un bisturi affilato i recessi più misteriosi dell'animo umano. Come ha notato con estrema finezza Thomas Sterne Eliot, la Divina Commedia esprime nell'ambito dell'emozione tutto ciò che, compreso tra la disperazione della depravazione e la visione della beatitudine, l'uomo è capace di sperimentare. Dante era ben consapevole del valore inestimabile della sua opera, scritta per i posteri e non per compiacere i suoi contemporanei. I capolavori nella cultura e nell'arte si misurano con la loro capacità di produrre frutti a distanza e di durare nel tempo, a lungo. Lo stesso metro che vale per le imprese storiche. È vero che figure come quella dantesca devono essere esaminate sotto la luce della universalità e non sotto quella assai più consunta dell'attualità. Ma forse anche oggi si avverte una grande esigenza di guardare di più a Dante, al suo esempio, alla sua capacità di visione e alla sua lungimiranza artistica e civile. Ha scritto Jorge Luis Borges, lettore attento e devoto di Dante: la commedia è un libro che tutti dovremmo leggere. Non farlo significa privarci del dono più grande che la letteratura può farci. Possiamo allora ben dire, con la fierezza dei figli,
che lo spirito dantesco si è irradiato dall'Italia al mondo, illuminandolo di poesia, di bellezza, di passione, di coraggio.